Namaste a tutti, in questo momento stiamo ascoltando Francesco Gabbani con Occidentali Scarma, quindi in automatico, insomma mi sento particolarmente elettrica. E bentrovati a tutti gli amici di Radio Gela Express, vi ricordo che siamo in contemporanea anche su Radio Vittoria Express e in questo momento chiaramente presenti sulla pagina Facebook per aprire spazio interviste, questo contenitore dove abbiamo l'opportunità di ascoltare nuovi inediti, di conoscere nuovi artisti, oggi l'insegna del sorriso con Sorridi Music. Vado subito a dare la linea a Baldo Brandi e quindi andiamo a conoscerlo, ci radiotrasportiamo a Palermo, quindi un beat cuore lo mandiamo subito agli amici di Palermo. Bene, ho fatto una premessa, ho aperto anche una diretta sulla pagina Facebook, oggi mercoledì con Sorriso, quindi Sorridi Music, e devo aver ben trovato a colui che in qualche modo ha dato un segno a questa puntata di oggi, che le abbiamo dedicato un po' ai sentimenti, insomma alle relazioni, e stiamo parlando di Baldo Brandi. Ci siamo radiotrasportati, lo ricordo per gli amici in ascolto, a Palermo. Ben trovato Baldo! Sì, pronto, ciao. Ciao Ciao da Vittorio, Palermo. ciao ciao, allora Baldo, oggi abbiamo fatto una puntata, lo devo dire, dedicata ai sentimenti, dedicata veramente a tutte quelle che sono le situazioni che possono succedere nella vita, che in qualche modo ci mettono un po' alla prova, no? Attraverso anche il brano, l'inedito che ascolteremo insieme. Saluto intanto, ciao Molly, auguri, però grazie, oggi la mia mamma compie 80 anni, quindi grazie anche per gli auguri, mi sono arrivati, grazie infinite. E Baldo, parliamo invece di te e della tua carriera, insomma tu sei nuovo nella musica, hai iniziato negli anni 80, parlaci un po' di No, che dire, ho iniziato così per gioco come fanno un Modesto. po' tutti, poi ho visto che c'erano buoni riscontri, prima scrivevo per altri, poi ho avuto un blocco, sono uscito fuori dalla realtà della musica e mi sono dedicato ad altre cose. Poi sono rientrato, ho ripreso, diciamo, a scrivere e mi sono convinto appunto di cantarle io le mie canzoni. Tu anche portati collaborazioni dal punto di vista musicale, ce n'è una in particolare che vuoi raccontare, insomma, che vuoi condividere con noi, con il pubblico non soltanto di Facebook, ma chi ti ascolta in questo momento? Ti devo dire una cosa che non capisco bene cosa dici, ti sento Mi lontana, quindi avvicino di più, non. così mi senti? Così mi senti? Va un po' meglio, va un po' meglio. Dicevo, raccontaci un po', visto che tu vanti anche importanti collaborazioni, se ce n'è una in particolare che che ti porti con te, insomma, che vuoi condividere con noi. Ma collaborazioni che ho avuto, che mi hanno portato soddisfazioni, sono stati. Tempo fa con Nico De Gabbiani abbiamo fatto un LP insieme dal titolo che magari non mi ricordo più, Piccole cose. Piccole cose, sì. Praticamente con questo sono arrivati i miei pezzi pure in Canada, in America, insomma questo girava molto. Poi ho dato sempre dei brani a dei musicisti locali. Tra cui Mario Renzi, non so se da quelle parti voi lo Ah, qui ci sono conoscete. tanti cultori, quindi sicuramente lo conosciamo, lo conoscono i nostri amici, sicuramente. Tu ti occupi anche di eventi, insomma, ho visto che sei abbastanza attivo nell'ambito della musica, degli eventi, della moda, insomma, questo è un periodo un po' difficile diciamo, per i live. Sì, e purtroppo con questo problema del Covid siamo tutti fermi e quindi non si fa un granché. Siamo in attesa che finisca al più presto. Parliamo invece di quello che è stato il motivo della nostra programmazione di oggi. Oggi abbiamo veramente toccato questo argomento un po' delicato che riguarda la fine delle relazioni e in questo caso, nello specifico, stiamo parlando di non dovrei, ma vorrei. Sì, questo è tratto da una storia vera, perché avevo o continuo ad avere il vizio di ascoltare lamentele di amici, parenti, e io poi ne traggo tutta la storia. Quindi è un fatto vero, Sì. e praticamente ho buttato giù sia il testo che la musica, è uscita fuori
quello che ora ascolteremo, credo, no? Sì, assolutamente. Io passerò poi i saluti, lo ascolteremo con gli amici in ascolto. Ma ritorniamo a questo messaggio, anzi, metto un po' io le mani avanti. Allora, amici, si parla di sentimenti, di storie che finiscono. Chiaramente la cosa che mi ha colpito di questo inedito è che ha tirato fuori un aspetto del sentimento che può nascere quando una relazione finisce e non abbiamo mai il coraggio effettivamente di dire. Chiaramente non si vuole alimentare un sentimento scorretto o negativo, però è vero che questo sentimento nasce dentro di noi, soprattutto sì, quando poi c'è la rabbia, esatto. Una situazione che non si può descrivere e che si dovrebbe passare per poter giudicare. Perfetto, e infatti l'ho voluto sottolineare perché magari ci può essere una lettura diversa, invece la lettura è la testimonianza che ci sono questi sentimenti che scattano dentro di noi, che non devono essere assolutamente, non devono avere un lieto fine negativo, ma sicuramente diventano anche un po' portavoce di chi li ha provati questi sentimenti. Quindi, sì, anche come uno sfogo, che esatto. Dice, devi provare quello che sto provando io perché è una cosa brutta che mi hai fatto. Ragazzi, ecco. L'ha svelata la chiave, io volevo lasciare, quindi ragazzi troverete questo, cioè troverete un sentimento che dice... Tu mi hai lasciato, mi hai fatto stare male, cioè magari provando quello che sto provando io puoi comprendere quanto è grande il mio dolore. Questa insomma è la sintesi di sì, non vorrei, non dovrei ma vorrei. Bene, a questo punto Baldo, a te il microfono per presentarlo. Baldo Brandi, dove ti trovano per chi magari è interessato a cercarti e quindi a seguirti? In tutti i social e poi tutti i digital store. È stato pubblicato da qualche giorno dalla Solidi Music con edizione Magilla Spettacoli. Perfetto, allora a te il microfono per il pubblico di Radio Gela Express e Radio Vittoria Express, per gli amici social. Scusa, tengo a precisare una cosa, sì. Sì, i brani sono stati tutti arrangiati da due maestri grandissimi qui nella zona siciliana, Leonardo Bartolone, che salutiamo, e Piero Di Stefano. E Piero Di Stefano, quindi grazie, chiaramente è importante, il lavoro di squadra è fondamentale, poi anche tu da autore, cantore, cioè puoi capire quanto lavoro c'è dietro, no? Quindi è giusto riconoscerlo, fatto benissimo a specificarlo. Bene, a te il piacere di presentare il brano, noi ci salutiamo e ti aspettiamo sempre qui sulle frequenze di Radio Gela Express e Radio Vittoria Express, e un saluto speciale a Sorrido. Grazie Musica. A tutti, un abbraccio per tutti e buon ascolto. Ciao. Ciao, ciao. Vorrei
Ma vorrei, insomma, è un sentimento che può scattare quando una relazione finisce, ma ovviamente noi cerchiamo sempre di dare messaggi positivi e quindi non distruttivi. Però è vero che questo sentimento può scattare dentro di noi. Giuseppe Blanco, che saluta tantissimo la voce di Radio Gela Express con Piccola Radio, dice argomento intrigante, molto intrigante e molto delicato. E siccome la musica è testimone anche di questi sentimenti, insomma, sono contenta in qualche modo che abbiamo toccato questa linea sottile in cui scatta dentro di noi questo sentimento, e che insomma l'unica cosa che bisogna fare è riprendere la propria vita e andare avanti, insomma, quando succede questo, perché la cosa che succede solitamente è andare a scavare dentro di noi sulle cose che abbiamo sbagliato, invece di proiettarci su questo cerchiamo invece di riprendere in mano la nostra vita. Quindi a chiunque fosse successa cosa del genere, mi raccomando, prendete questi sentimenti, prendete la vostra vita, perché tutti abbiamo diritto alla felicità e all'amore. Io aspetto domani alle 11.40, ringrazio ovviamente Giuseppe Blanco, Anna, e ringrazio Tiziana che hanno partecipato come sempre a sostegno della musica. Vi aspetto alle 11.40 sempre qui sulla pagina Facebook in diretta dalle 10 alle 13 con Molly Beat, programma radio. Un bacio a tutti e grazie ancora per gli auguri per la mia mamma, grazie infinite.